questa ultima frase del Signore, che è la chiave di tutto, la chiave del Vangelo, la chiave dell'incarnazione, la chiave della missione di Gesù. Dice, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Dice, la necessità di pregare senza stancarsi. Significa, senza stancarsi, in greco vuol dire senza mettere da parte, senza vivere superficialmente, senza mettere da parte l'impegno della tua vita. Questo significa. Qual è l'impegno della tua vita? Cos'è la cosa più importante? Questo è necessario. Cos'è? È pregare. Ma cos'è pregare? Pregano gli islamici, molti più di noi, no? Pregano tantissimo, si fermano lì e pregano, non esiste niente, lavoro, non lavoro, stanno facendo un contratto da $1 milione, loro si fermano e pregano, mettono dal tappetino e pregano, pregano i buddhisti, pregano tutti. Allora, cos'è la preghiera? Di che sta parlando? È necessario perché questa è l'unica volta che nel Vangelo di Luca esce la parola eletti. Dio non farà giustizia ai suoi eletti? Questa è una parola tecnica, eletti. Nel catecumenato primitivo la elezione era l'ultima tappa del cammino catecumenale, del cammino di conversione. Allora dice, molti sono i chiamati e pochi gli eletti, dice, no? Perché molti iniziavano un cammino, molti venivano dal paganesimo, però non tutti arrivavano alla fine, non tutti diventavano battezzati, alcuni eletti. Allora questa parola non sta parlando della preghiera in generale, non sta parlando della preghiera dei buddisti, della preghiera degli islamici, della preghiera zen, che tanti cristiani si mettono lì a fare zen. No, stanno nella preghiera degli eletti. Che vuol dire? Cioè di quelli che stanno già pronti a entrare nell'acqua del battesimo. Quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Quelli sono gli eletti. Se andate a leggere l'Apocalisse, chi sono gli eletti? Quelli che hanno lavato la loro veste, l'hanno reso candida, la veste del battesimo, nel sangue dell'agnello. Allora che dice? È necessario per gli eletti pregare. Perché Gesù, quando torni, trovi la fede. Questo, Gesù è venuto per dare la fede. Quando un pagano si avvicinava alla chiesa, ancora oggi dentro dell'iniziazione cristiana degli adulti, all'inizio il primo scrutinio che si chiama battesimale, cosa chiedi alla chiesa e tu rispondi? La fede. La cosa più importante gli chiedi. E dopo quello il vescovo ti chiedeva, che cosa gli dà la fede? Tu rispondi, la vita eterna. Gesù è venuto per darci la vita eterna attraverso la fede. Per questo Gesù quando torna sulla terra dice, troverò la fede degli eletti, non la fede, la fede. Nella messa diciamo, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua chiesa. La chiesa c'ha la fede, punto. Noi dentro la chiesa, dentro la comunità cristiana, cresciamo noi nella fede. La fede è fede, cioè la fede è la vita nuova. La fede è, come dire, una macchina dove il cristiano si mette dentro per vivere da cristiano, per amare. La fede è quella che apre l'amore, apre il mio cuore a ricevere l'amore. Allora, quando il figlio dell'uomo torna, oggi torna, dove la persona mi si mette contro, c'è fede? Quando tu sei tentato, io sono tentato, là torna Gesù e dice, c'è fede in quest'uomo, c'è fede sulla terra, c'è fede nella tua vita. Ma per capire questo dice, c'è una città. In una città ci sta un giudice e una vedova. La città è la nostra vita, il nostro quartiere. E c'è un giudice che lo descrive malissimo, dice un giudice cattivissimo. Dice che non crede in Dio e che non ha vergogna, cioè proprio l'anti-Dio. E c'è una vedova, che è la vedova, non c'ha il marito, non c'ha i diritti, l'ultima della società. Una che ha ricevuto un'ingiustizia, c'è un avversario. Questa vedova sei tu e sono io. E c'è l'avversario. Chi è l'avversario? Il demonio. Il demonio in greco è l'antigiustizia. È l'avversario, la parola questa che noi traduciamo con avversario, sarebbe da tradurre l'ingiusto per eccellenza. C'è una vedova che ha perso tutto. E c'è un avversario che gli sta facendo un'ingiustizia. Per questo la vedova va dal giudice chiedendo giustizia. Tutto il Vangelo parla con termini giuridici. Allora, qual è la più grande ingiustizia che ci ha fatto a noi il demonio? Questo ingiusto per eccellenza, lo dice il Vangelo. Dirci che Dio non ci ama. Presentarci il giudice, cioè Dio, come l'uomo più cattivo della terra. Dio come un giudice cattivo. Guarda, quel giudice è ingiusto, non ti vuole bene. Questa vedova ha una sola possibilità. Non ha niente e nessuno che la possa difendere. È obbligata ad andare a quel giudice anche se è ingiusto, anche se le hanno detto che non l'ascolterà mai. Come Abramo, padre della fede, deve sperare contro ogni speranza. Per questo... Questa donna che andava tutti i giorni, dice insistente, nell'originale greco dice... Lo picchiava, come una zanzara, ma non soltanto che stava lì, diceva così, tunchete, 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 lo colpiva. Allora questo giudice è come l'antidoto contro il veleno, cioè un altro veleno, appare come un ingiusto per sconfiggere l'avversario ingiusto, e così il giudice può scatenare nella vedova le forze che cancellano la stanchezza e un'insistenza. Tensa al punto di piegare un ingiusto alla giustizia. E così il giudice
innesca in noi una preghiera sincera, una preghiera che è per vivere o per morire, un combattimento, un battere l'avversario, battendo il giudice, fai un occhio nero, secondo la etimologia del termine greco originale, chi ti sta facendo ingiustizia, questo giudice che appare ingiusto, che appare non benevolente, scatena in noi l'esigenza inesausta di avere giustizia, ci impedisce di stancarci nel chiedere giustizia. Tutta questa catechesi del Signore sulla preghiera nasce dalla croce, nasce dal suo essere crocifisso per noi, l'ingiustizia più grande. Se il demonio ci ha fatto la più grande ingiustizia, presentandoci Dio per un padrone malvagio che niede dove non ha seminato, per farci giustizia e cancellare questa immagine falsa di se stesso e rivelarci e farci sperimentare quella vera, l'amore infinito al peccatore, l'amore infinito a te, a me, a ogni uomo, Dio si lascia uccidere come un ingiusto, come un malfattore, giusto per gli ingiusti, dice San Paolo. Si lascia battere da noi, si lascia crocifiggere da noi, lascia che la nostra insistenza per cercare giustizia nella nostra vita lo conduca alla croce. È capace addirittura di intercettare nei nostri peccati il nostro grido per ottenere giustizia, perché il demonio ci ha ingannati e quindi noi pecchiamo illudendoci di ottenere giustizia, usando degli altri, facendo del male, facendoci giustizia, vendicandoci, arraffando, rubando, ingannando. Dio riesce a intercettare in tutto questo il primissimo grido, la primissima preghiera, il primissimo bisogno di giustizia che portiamo tutti nel cuore per essere stati feriti dalla menzogna del demonio. Per questo, quando nel nostro testo dice ai suoi eletti li farà aspettare, in greco dice fino a quando avrà pazienza questo giudice, per questo Vangelo sta dicendo Dio avrà pazienza con te, perché da chiamato ad avere fede possa diventare un eletto che ha la fede adulta degli eletti e nella sua pazienza prontamente farà giustizia. Non è una contraddizione. Nella sua pazienza, attraverso la Chiesa, purifica il nostro grido dai peccati perché diventi preghiera autentica e sincera. Allora prontamente ci farà giustizia, cioè attraverso e dentro la stessa preghiera noi sperimenteremo che Dio ci ha giustificato, che Dio ci ha amato. Attraverso la preghiera, che è liturgica, che è personale, che è comunitaria, che è la vita sacramentale della Chiesa, che è l'ascolto stesso della parola, la sua predicazione, vedremo compiuta in noi la giustificazione, l'amore di Dio infinito per noi, che ci strappa dai peccati, dalla morte e ci fa vivere una vita nuova, la vita del suo Figlio Gesù Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa vita che vive nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa fede è quella che il Signore viene a cercare ogni giorno nella mia vita e che viene a me, diventa parte di me attraverso la preghiera di una vedova insistente fino a fare un occhio nero a Dio, per così dire, che nasce dall'aver perso lo sposo, colui che la giustifica, la ama, la colma di vita, la coccola, le vuole bene, la fa sentire importante, le dona dignità, le dona pace, le dona sicurezza, le dona felicità, le dona la vita eterna. Senza Cristo non si può vivere, questa è la più grande ingiustizia. La preghiera nasce da chi ha sperimentato che senza Cristo la vita non ha senso, senza lo sposo, anche se vivi, è come essere morti. Allora la preghiera attinge forza, scaturisce dal nostro stare inginocchiati presso la croce, a chiedere giustizia a chi ha subito la più grande ingiustizia e senza dire una parola l'ha accettata, l'ha portata nella sua carne e per questo gli è stato fatto giustizia, è risuscitato dalla morte, distruggendo l'ingiustizia e l'autore dell'ingiustizia è il demonio. Da questa fonte inesauribile di giustificazione, di amore, di misericordia, di perdono, noi possiamo attingere istante dopo istante. La giustificazione, la vita nuova, la vita eterna.
insistendo, chiedendo a Cristo che ci dia la sua vena, che ci dia il suo sangue, proprio come una zanzara che cerca la vena per nutrirsi, per saziarsi. Questa è la preghiera, questo combattimento, restare presso la croce, quando tutto ci dice che nessuno ci potrà mai fare giustizia, che Dio non esiste, accettare questo combattimento con il demonio, ma aggrappati, stretti alla croce, sapendo che da lì prima o poi arriverà la giustizia, non che cambia la storia, non che cambiano i fatti, ma che il mio cuore, dall'amore di Cristo che apre i nostri occhi alla fede adulta, alla fede degli eletti, che sa vedere anche nell'ingiustizia l'amore di Dio, perché vede Cristo crocifisso in ogni evento, riconosce Dio come un padre buono, perché vede se stesso crocifisso con Cristo in ogni evento, doloroso sì, ma come un passaggio alla salvezza, un passaggio alla vita eterna.